Vediamo adesso l'uso dei dispositivi di illuminazione presenti sul nostro veicolo. Il primo dispositivo che andiamo a vedere è il dispositivo delle luci di posizione. Questo particolare dispositivo si può accendere senza attivare il quadro elettrico del nostro veicolo, diversamente da tutte le altre luci che invece richiedono di andare prima a dare il primo scattino della chiave, in modo da attivare il quadro elettrico. Perché le luci di posizione possono essere accese senza attivare il quadro elettrico? In quanto il veicolo, eventualmente lasciato in sosta in una strada buia, priva di illuminazione all'interno della carreggiata, dovrebbe essere lasciato con le luci accese, appunto, per renderlo visibile. Capiamo bene che se dobbiamo lasciare accese le luci di posizione e abbandonare il veicolo chiudendolo, la chiave di certo non potrà restare sul quadro elettrico. E quindi andiamo a vedere come attivare questo dispositivo. Sulla leva alla sinistra del nostro volante andiamo a prendere la ghiera esterna e andiamo a far fare il primo scattino fino a portarlo nel simbolo delle luci di posizione che vediamo, questo simbolo della lampadina. Adesso, volendo, potremmo anche levare la chiave, chiudere il veicolo e andare via. Quando io attivo questa ghiera esterna portandolo sul simbolo delle luci di posizione, nel cruscotto si accende anche una spia di colore verde con lo stesso identico simbolo, come potete vedere. Dopo andremo a vedere anche all'esterno del nostro veicolo quali luci si sono accese in corrispondenza dei vari simboli. Passiamo adesso ai fanali anabbaglianti. Per attivare i fanali anabbaglianti io devo dare il primo scattino di chiave e attivare il quadro elettrico. Adesso lo faccio con la mano sinistra perché tengo la telecamera sulla mano destra e quindi ecco qua. Abbiamo attivato il quadro elettrico, come potete vedere. Apro una piccola parentesi. Quando si attiva soltanto il quadro elettrico si accendono alcune spie, che a volte vengono chieste durante l'esame di guida. C'è una spia con rossa con il simbolo della cintura di sicurezza nell'eventualità, appunto, come in questo caso, io non abbia allacciato la cintura del lato guida. Poi c'è un simbolo sempre rosso con la batteria che sta ad indicare non che la batteria è scarica, attenti bene, ma che il generatore non la sta ricaricando. E com'è possibile questo? Essendo il motore fermo, il generatore non sta girando, non sta producendo corrente elettrica e non sta ricaricando la batteria. Troveremo la spia del freno a mano tirato, la spia rossa, e in questo caso anche un'altra spia rossa che indica del blocco motore in quanto il motore non è acceso in questo istante. Torniamo ai nostri dispositivi di illuminazione e andiamo a vedere i fanali anabbaglianti. Utilizzando sempre la leva alla nostra sinistra, alla sinistra del volante, utilizziamo sempre la stessa ghiera che abbiamo visto prima e facciamo fare un altro scattino. Un altro scattino che ci porterà su due simboli che riconoscete immediatamente. Il simbolo più in basso è il simbolo dei proiettori anabbaglianti. E il simbolo più in alto è il simbolo dei fanali abbaglianti invece. Perché sullo stesso scattino ci sono i simboli sia dei fanali anabbaglianti che degli abbaglianti? Perché con un ulteriore movimento della leva potremo passare dai proiettori anabbaglianti ai proiettori abbaglianti e poi vi faccio vedere come. A questo punto andiamo a vedere anche nel cruscotto, si è accesa la spia verde, eccola qui, col simbolo dei fanali anabbaglianti. Dopo andremo a vedere fuori cosa si è acceso. Come fare per passare dai fanali anabbaglianti ai fanali abbaglianti? Si utilizza la stessa leva di prima, sempre alla nostra sinistra, posizionata sul simbolo anabbaglianti abbaglianti, la si va a prendere con la mano dietro, sempre senza mollare il volante, e la si va a tirare con un movimento lungo.
verso di noi. La leva poi ritorna nella posizione in cui era prima, ma notiamo che nel cruscotto si è accesa la spia blu dei fanali abbaglianti. Eccola qui. Per andare a spegnere i fanali abbaglianti dovrò tornare sulla stessa leva di prima, riprenderla con la mano dietro, tirarla verso di noi con un movimento lungo e rilasciarla. E a questo punto, come vediamo anche dalla spia presente sul cruscotto, si è tornati ai fanali anabbaglianti. Perché vi parlo di un movimento lungo della leva per andare a mettere i fanali abbaglianti? Perché se io invece, se io anziché fare un movimento lungo, come in questo caso, dove li vado ad accendere, e un movimento lungo, come in questo caso, per andarli a togliere, facessi un movimento corto, la toccassi poco poco, andrei a vedere il lampeggio con i fanali abbaglianti, come si può vedere anche dal simbolo presente nel cruscotto, dove restano gli anabbaglianti accesi, ma io, toccando la leva sempre verso di noi, vado a fare il lampeggio con i fanali abbaglianti per fare delle segnalazioni di pericolo in caso di emergenza. A questo punto stiamo sempre sulla leva alla nostra sinistra per vedere quali altri dispositivi siano presenti. Adesso quindi abbiamo i fanali anabbaglianti accesi. E vedo che oltre alla ghiera esterna, quella che abbiamo usato prima, c'è anche una ghiera interna, eccola qui, che riporta due simboli. Il simbolo che riconoscete alla nostra sinistra, qui dove tengo il dito, che è il simbolo dei fendinebbia anteriori, e poi alla nostra destra il simbolo dei fendinebbia posteriori. Quindi questa più interna sarà la ghiera che comanderà i fendinebbia, sia anteriori sia posteriori. Come si attivano? Allora, prendendo questa ghiera e portandola con uno scattino verso le freccette bianche, quindi in avanti, andiamo ad attivare i fendinebbia anteriori, come si può vedere anche dal simbolo verde della spia che si accende sul nostro cruscotto. Se io li volessi spegnere, dovrei tornare nella nostra leva di prima per andare verso le due freccette vuote per dire spegnimento. E a questo punto, come andiamo a vedere, la spia non c'è più. Per il fendinebbia dietro, come fare? Si utilizzerà sempre la solita ghiera. L'utilizzo dei fendinebbia posteriori è subordinato all'accensione dei fendinebbia anteriori. Cosa vorrebbe dire? Che per accendere il fendinebbia dietro dovrei prima aver attivato i fendinebbia davanti e poi attivare il fendinebbia dietro. Quindi capite bene che dovrei dare un primo scattino in avanti verso le freccette piene per attivare i fendinebbia davanti, come vediamo anche dalla spia che si è accesa. E poi dovrei dare un altro scattino sempre in avanti per attivare anche il fendinebbia dietro, come andiamo a vedere sulla spia che si è accesa qui alla nostra destra. Vi ricordo che la spia dei fendinebbia anteriori è di colore verde, mentre la spia dei fendinebbia posteriori è di color giallo ambra. Eccola qui. Per lo spegnimento dei fendinebbia utilizzo il procedimento inverso. Per cui sempre con la ghiera interna vado a muoverla verso le freccette vuote. Un primo scattino verso la freccetta vuota darà lo spegnimento del fendinebbia dietro, mantenendo però accesi i fendinebbia davanti, e un altro scattino verso le freccette vuote comporterà anche lo spegnimento dei fendinebbia davanti. Restiamo sulla stessa leva e andiamo a vedere che cos'altro può fare. C'è un altro simboletto ed è il simboletto degli indicatori di direzione. Quindi vuol dire che la leva alla nostra sinistra serve anche per gli indicatori di direzione. Come utilizzarli? Sempre tenendo la mano sul volante, come vedete.
andare a mettere gli indicatori di direzione destri. Dovrò andare a prendere la leva da sotto e portarla verso l'alto. Il tic-tic ci ricorda che la freccia sia correttamente attivata. Eccola lì. Mentre se con la mano andassi a premere la leva verso il basso, andrei ad attivare l'indicatore di direzione sinistro, come potete vedere anche dalla spia che si è accesa sul cruscotto. Vi spiego adesso un'ulteriore cosa prima di passare alla leva di destra. E vi spiego la regolazione dell'assetto fari, che è questa piccola rotella che c'è alla nostra sinistra, in basso, vicino alla maniglia che apre la porta. A cosa serve? Quando noi stiamo guidando il nostro veicolo con i fanali anabbaglianti accesi, i veicoli che si incontrano non saranno infastiditi dalle nostre luci. Però in condizioni di carico diverse, supponiamo quando si è in macchina in 3, in 4, in 5, o ancora di più, quando oltre ad essere in tanti in macchina si portano anche bagagli, carichi, pesi nel baule, capite che la nostra macchina tenderebbe ad essere più accucciata nella parte posteriore, con conseguente innalzamento del fascio di luce verso l'alto dei fanali anabbaglianti. Ecco, questo correttore di assetto fari, questo è il nome corretto, serve appunto ad abbassare il fascio di luce emesso dai proiettori anabbaglianti in condizioni di carico variabile. Quindi suppongo che guidando carico noti che altri veicoli mi stanno facendo fanali per indicarmi che gli sto dando fastidio, io interverrò su questa ruota qui per andare a metterlo nella posizione 1, nell'eventualità io sia leggermente carico, oppure nella posizione 2. Quando io sono a medio carico o nella posizione 3, nell'eventualità di carico massimo più bagagli, in modo da andare a correggere la proiezione dei fanali anabbaglianti abbassandone il fascio di luce. Ok, riporto sullo zero in quanto la macchina viene regolarmente guidata con al massimo due persone a bordo. Passiamo adesso al lato destro della nostra vettura. Adesso accendo il veicolo in modo da poter girare il volante e andare a vedere bene anche la leva alla nostra destra, che mi permette di utilizzare i tergicristalli. Allora, con la ghiera esterna io vado ad attivare il lunotto posteriore e si vede anche dal simbolo. Se io andassi a fare un altro scattino, andrei a fare anche il lavaggio del lunotto posteriore. Ecco qui. Quindi 0, con la ghiera esterna attivo il tergicristallo del lunotto posteriore. E con un altro scattino vado a dare la spruzzata per andare ad eventualmente detergere anche con il liquido lavavetri. Riporto nella posizione a 0. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei tergicristalli davanti, e lo vedo anche dal simbolo che c'è qui, utilizzo questa leva alzandola nelle diverse posizioni. Allora, in posizione 0 il tergicristallo davanti è spento, nella posizione 1 si ha l'intermittenza, nella posizione 2 si ha l'attivazione del tergicristallo continua con velocità normale e nella posizione più in alto si ha appunto il tergicristallo alla velocità massima in caso di pioggia intensa. Con questa ghiera interna è possibile anche la regolazione dell'intermittenza. Poi c'è un altro simbolo qui sopra. Eccolo qui, che mi dice per il lavaggio del vetro davanti dovrei prendere la leva e tirarla, sempre tenendo la mano sul volante, tirando la leva verso di me, andrei a fare lo spruzzo
e quindi la detersione del parabrezza davanti. Passiamo ad altri comandi adesso presenti nella console centrale del nostro veicolo, che vengono regolarmente chiesti. Allora, si parte dal pulsante della segnalazione luminosa di pericolo, quelle che in maniera banale vengono dette le quattro frecce. Andandola a premere, si accendono le quattro frecce sia davanti che dietro, e anche visivamente vediamo accendersi le relative spie sul cruscotto. Questo tipo di dispositivo viene utilizzato in alcuni casi. Primo caso, quando il nostro veicolo crea intralcio alla circolazione, per esempio quando è successo un incidente, quando c'è un tamponamento o altro, il nostro veicolo sta creando intralcio, lo si tiene acceso questo dispositivo. Un altro ambito di uso è quando il veicolo è costretto a procedere lento, in quanto in avaria, per esempio quando buco un pneumatico e cerco un'aiola, una piazzola di sosta, una vietta dove potermi fermare per il cambio del pneumatico, procedo lento con le quattro frecce accese. Infine, viene utilizzato molto spesso in caso di bruschi rallentamenti, soprattutto nelle strade extraurbane. Quindi accendere le quattro frecce comporta di comunicare ai veicoli dietro che stiamo frenando per fermarci e non un semplice rallentamento. Poi l'altro pulsante che vediamo con il lucchetto è quello del blocco-sblocco delle portiere. Questo veicolo è dotato di un blocco automatico delle portiere dopo pochi metri che è in movimento. E quindi quando il veicolo è in marcia le portiere sono bloccate. Nell'eventualità noi volessimo sbloccarle, andremo ad agire su questo dispositivo di blocco-sblocco. Poi, qui sotto abbiamo al centro un simbolo con scritto AC, che vuol dire aria condizionata, ed è il pulsante di attivazione del climatizzatore. Questo può essere utilizzato sia nei mesi estivi per rinfrescare l'abitacolo, ma anche nei mesi invernali per risolvere l'appannamento dei vetri, oppure anche in caso di pioggia, quando i vetri tendono ad appannarsi, può essere utile anche nei mesi freddi accendere il climatizzatore, il quale ha anche una funzione di deumidificatore, quindi andando a togliere l'umidità all'interno dell'abitacolo va anche a disappannare i vetri. Alla nostra sinistra abbiamo un altro pulsante che indica il ricircolo dell'aria. Quando normalmente si circola, il veicolo ricambia l'aria dell'abitacolo prendendola da fuori, prendendola dall'ambiente esterno. In alcuni casi, però, può essere utile, o anzi d'obbligo, attivare il sistema di ricircolo dell'aria interna. Quindi non si va più a prendere l'aria dall'esterno, ma si continua a far girare l'aria presente all'interno del nostro abitacolo. Questo deve essere fatto, per esempio, quando si entra in una galleria, dove, essendoci molti gas di scarico presenti all'interno della galleria, se il nostro veicolo prelevasse l'aria da fuori, in breve tempo avremo il nostro abitacolo pieno di gas di scarico. Invece, andando a premere questo pulsante qua, per tutto il periodo in cui staremo all'interno della galleria, terremo attivo il ricircolo della sola aria interna già presente al nostro veicolo. Sulla parte destra abbiamo poi un pulsantino che è quello dello sbrinamento dell'unotto posteriore. In caso di appannamento dell'unotto o di formazione di ghiaccio sullo stesso, si può provvedere al disappannamento utilizzando questo dispositivo. Come funziona? All'interno dell'unotto, quindi proprio all'interno del vetro, ci sono delle resistenze di rame che quando vado a premere questo pulsante vengono attivate e si scaldano. Scaldandosi vanno a creare calore su tutto l'unotto, e quindi vanno a togliere l'appannamento interno oppure il ghiaccio dall'esterno. Poi abbiamo i comandi della ventilazione qui sotto,
e con le freccette, con il selettore, andremo a mettere, per esempio con la rotellina qui alla nostra sinistra, andremo a mettere l'aria rivolta frontale nei confronti del conducente, oppure spostandolo verso il basso andremo a mettere l'aria sui piedi, oppure spostandolo verso sinistra andremo a mettere sia sui piedi che sul parabrezza, e come ultimo passaggio andremo a mettere sul simbolo, come potete vedere, di sbrinamento del parabrezza davanti questa volta. E questo serve in caso di appannamento del parabrezza, appunto, a togliere l'umidità presente sul vetro e quindi a liberare la visione. Ecco, in caso di pioggia intensa, quando i vetri tendono ad appannarsi parecchio, il disappannamento più rapido possibile si ha mettendo il selettore su questa posizione qui e accendendo contemporaneamente anche il climatizzatore, che andrà a disappannare i vetri. Questo anche, come ho detto prima, nei mesi invernali, chiaramente andando poi a scegliere una temperatura diversa da quella fredda. Qui in mezzo abbiamo il selettore della velocità della ventola di ventilazione interna, e sulla parte destra abbiamo il selettore della temperatura dell'aria interna che io desidero, e quindi da fredda, media, fino a calda. Come potete vedere, sul selettore caldo c'è allo stesso tempo il simbolo del disappannamento per rendere chiaro che il disappannamento più rapido possibile si ha con questo selettore alla nostra sinistra, questo selettore alla nostra destra e il climatizzatore acceso contestualmente. Un ultimo dispositivo che andiamo a vedere si trova sul volante, dove con i simboli delle due trombette riconosciamo immediatamente l'avvisatore acustico. Andando a premere suona il clacson. E con questo abbiamo visto tutto quanto, e andiamo a vedere da fuori quali sono i dispositivi di illuminazione presenti. Allora, incominciamo con le luci diurne di marcia, che vengono accese, insieme al motore. Eccole qua, le vediamo alla nostra sinistra e alla nostra destra, le luci di marcia diurne. Dopodiché andiamo a accendere le luci di posizione, che sono piccoline, sempre alla nostra sinistra e destra in alto. Poi andiamo a accendere gli anabbaglianti, eccoli lì sotto. Andiamo ad accendere gli abbaglianti, eccoli lì, che si sono accesi. Facciamo il lampeggio con i fanali abbaglianti, ecco. Andiamo a accendere gli indicatori di direzione sinistro e destro, e andiamo ad accendere le quattro frecce, eccole lì, e per ultimo i fendinebbia davanti, eccole lì che si sono accesi. Durante l'esame di guida l'esaminatore vorrà l'utilizzo sia degli interruttori all'interno dell'abitacolo, ma dopo dovrete anche scendere dal vostro veicolo e andare a verificare fisicamente il corretto funzionamento delle luci. Passiamo adesso nella parte posteriore del veicolo, dove andremo a accendere le luci di posizione, ecco che si sono accese, quei LED dritti alla nostra sinistra e alla nostra destra. Contestualmente alle luci di posizione si accende anche la luce della targa, e voi dovrete fisicamente andare a vedere che la luce della targa sia accesa. Quindi ci sono le due lucette, eccole lì, che si sono accese. Perfetto. A questo punto andiamo anche a utilizzare il freno. Andiamo a utilizzare il freno, che si accende quando si preme il pedale e si spegne quando si rilascia il pedale. Il controllo andrà fatto non tenendo soltanto il pedale del freno premuto, ma si dovrà anche mollarlo, quindi premendo
premo e rilascio, premo e rilascio alcune volte per verificare, oltre all'accensione, anche lo spegnimento corretto delle luci di arresto. Come potete vedere, nel nostro veicolo sono presenti tre luci dello stop ed è la terza luce in alto, molto funzionale perché ci permette di vedere i veicoli che frenano davanti a noi anche con alcuni veicoli di anticipo, nel senso che se la terza luce non fosse presente tu potresti vedere solo il veicolo davanti a te che frena, mentre con la terza luce stop riesci a vedere anche il veicolo dopo ancora che frena e quindi tu riesci a frenare con uno o due veicoli di anticipo. Poi andiamo ad accendere gli indicatori di direzione, sinistro e destro. Come prima andiamo a accendere le quattro frecce, quindi la segnalazione luminosa di pericolo. A questo punto andiamo a accendere il fendinebbia dietro, eccolo lì al centro sotto la targa nel paraurti. Accanto al fendinebbia dietro ci sono anche i cattadiottri, quindi due dispositivi cattarifrangenti, uno alla sinistra e uno alla destra della luce fendinebbia posteriore, che funzionano con luce riflessa da parte degli altri veicoli che ci seguono e che li fanno brillare. Andiamo a accendere anche la luce della retromarcia, eccole lì, che sono bianche appunto per distinguerle da tutte le altre luci rosse presenti nella parte posteriore del nostro veicolo. E con questo abbiamo finito.